Per quanto riguarda la pittura d'olio, ancora oggi il disegno è un argomento sottovalutato. Ovviamente non per me. Io sono Jolie e benvenuti in questo nuovo video. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Nel video di oggi andremo ad affrontare un altro tema molto importante e molto sottovalutato. La creazione del disegno prima della pittura. Ma prima di cominciare, non dimenticare di cliccare sul logo per non perdere nessuno dei miei video. Volevo ricordarvi che questo video è un aggiornamento del video La creazione del disegno che ho fatto sul corso di pittura d'olio tradizionale. Questo aggiornamento è necessario per spiegarvi alcune cose fondamentali nella pittura d'olio senza solventi. Infatti, la creazione del disegno è una fase molto importante, soprattutto per questo genere di pittura. Disegnare prima di arrivare alla pittura è utile per capire determinate cose. La prima cosa sicuramente ci aiuterà a capire come sarà il risultato finale. Ci permette di avere delle idee precise su cosa stiamo dipingendo, perché sicuramente avendo già un disegno non dovremmo stare ad inventare sulla tela e magari a ricoprire diversi errori successivamente. E un'altra cosa che dobbiamo capire sulla pittura d'olio senza solventi è che dobbiamo cercare di ridurre al minimo gli errori. Quindi gli errori andrebbero fatti tutti nella fase del disegno e solo successivamente si potrà passare alla pittura. Un'altra cosa molto sottovalutata è che il disegno ci permette di risparmiare molte energie quando andiamo poi a dipingere sulla tela. Questo perché? Perché sappiamo bene che la creazione di un qualcosa che non esiste o anche la riproduzione di un qualcosa ma comunque che poi verrà modificato, cambieremo l'ambiente, cambieremo le forme, eccetera, eccetera, porterà via tantissima energia mentre stiamo dipingendo. Quindi è consigliabile fare tutto questo lavoro di creazione e riproduzione sul foglio prima di arrivare alla tela. Per spiegarvi bene questo punto, che è davvero tanto importante, vorrei farvi un piccolo esempio. Se io dovessi riprodurre un semplice volto tramite una fotografia, il lavoro sarebbe semplificato perché dovrei solamente riprodurre ciò che vedo su un foglio e poi sulla tela. Quando andiamo invece a creare un'opera, a creare un qualcosa di più complesso, dove dobbiamo creare cose diverse, aggiungere dettagli, magari anche creare cose che non esistono nella realtà o modificare cose che esistono nella realtà, o semplicemente vogliamo inventare un qualcosa e poi portarlo su tela, il lavoro sarà più difficile dipingendolo direttamente su tela senza avere un disegno ben accurato. Il mio esempio potrebbe essere: la mia sessione di pittura d'olio varia dalle 2 alle 5 ore in base a ciò che sto facendo. Se sto realizzando delle parti importanti, sicuramente la mia sessione di pittura si ridurrà perché la mia energia diminuisce facendo questo tipo di dettagli. Più il dipinto è dettagliato, più ci sono parti particolari che impiegano tanta energia e più la mia sessione verrà ridotta. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che dipingendo un qualcosa di complesso utilizzeremo parecchia energia e quindi saremo in grado di resistere meno tempo sulla tela. Almeno questo per quanto riguarda me. È una cosa che ho capito con la mia esperienza, perché mi ritrovavo spesso con questa confusione in testa e mi domandavo: ma perché ieri sono riuscita a dipingere 3 ore e invece oggi sono riuscita a dipingere 5 ore? Poi ovviamente facendo tutte le mie analisi, tutti i miei calcoli su come stavo dipingendo, su cosa stavo dipingendo, ho capito che il mio limite è di 5 ore, ma può essere inferiore a seconda di ciò che sto dipingendo. Se supero questo limite potrei rovinare il dipinto, quindi a un certo punto mi devo fermare. Naturalmente ho chiesto questa cosa anche a Brian, il mio mentore, e lui è rimasto sorpreso da questa domanda, perché per lui questa è una domanda molto importante. Lui dice sempre che cerca di finire una sessione, per esempio se sta facendo lo sfondo si dedica a quello e lo finisce.
Un volto si dedica a quello e lo finisce. Però comunque lui fa questa divisione delle cose, no? Oggi faccio il volto, domani faccio la mano. Stessa cosa che faccio io, perché so questa cosa dell'energia. E voi direte, che cosa c'entra questo discorso dell'energia e della sessione di pittura di 5 ore o meno con la creazione del disegno? C'entra e ce cave, direbbero a Roma. Se io utilizzo tutta la mia energia nella pittura senza avere un disegno che mi aiuta a capire dove devo dipingere determinate cose e come articolare la pittura, sicuramente spenderò già di mio il doppio, se non il triplo, dell'energia che ci metto naturalmente per dipingere. Quindi preparare il disegno prima della pittura richiede una o due giornate dove ci si concentra pienamente e si cerca di creare un disegno più completo possibile per poi arrivare alla pittura utilizzando meno energia possibile. Oltre che, come ho detto prima, tutti gli errori che verrebbero fatti sulla tela andrebbero cancellati e risistemati, quindi ci sarebbero altri strati di colore che andrebbero contro la nostra idea di pittura d'olio senza solventi. Ok, spero di essermi spiegata con questo concetto, perché davvero ci tenevo tantissimo ed è una cosa di cui nessuno parla, perché si pensa che tutti abbiamo le stesse ore per dipingere, tutti abbiamo lo stesso tempo. No, magari una persona si dà un limite di 2 ore e si stanca prima anche facendo alcune cose, e quindi è importante creare il disegno prima di stancarsi troppo sulla tela. Prima di passare al nostro video voglio elencarvi alcune cose che andremo a fare e che dobbiamo fare per creare il nostro disegno. Dobbiamo disegnare su carta. Da disegnatrice devo dire che questo passaggio di disegnare prima sul foglio e crearmi tutta un'ambientazione, tutta una scenografia per un dipinto mi dà veramente una gratificazione fortissima, perché riesco a vedere il progetto come ce l'ho nella mia testa prima di finire il dipinto. Ho ritrovato il piacere di disegnare su carta che magari dipingendo direttamente sulla tela si era un po' perso, e invece così teniamo anche la mano attiva su carta. Adesso vi faccio vedere qualche disegno che ho fatto. Questo è stato fatto su un F4 e questo lo conoscete bene, è il disegno che riguardava il dipinto della bambina sull'albero, dove c'è l'albero, non sopra l'albero, lei seduta col libro, questo dipinto qui. Questo invece l'ho fatto su 2 fogli, adesso andiamo anche a capire perché l'ho fatto su 2 fogli. Dobbiamo partire dal presupposto che il disegno che andremo a realizzare poi verrà riportato su tela tramite una tecnica particolare. Ora, questa tecnica non ha proprio un nome, perché l'ho scoperta con Brian, quel pittore che vi dico sempre. Consiste nello sporcare dietro al disegno con un colore ad olio asciutto, senza diluire, e poi creare una sorta di ricalco o stencil, ma molti mi avete detto che stencil non è la parola giusta, e quindi non la utilizzerò, chiamiamolo ricalco, perché in effetti poi andremo a ricalcare il nostro disegno sulla tela in modo che verrà trasferito esattamente com'è, con tutti i dettagli. Ma questo lo andremo a vedere nel prossimo video. Però dobbiamo partire con questo presupposto. Perché vi dico questo? A volte è necessario disegnare su più fogli in base a quanto è grande la tela. Adesso vi faccio vedere più o meno cosa ho fatto io. Questo è il dipinto che avete già visto, lo avete visto su Instagram. Per questo dipinto io ho utilizzato questo progetto disegnato direttamente in 2 fogli per avere più o meno le dimensioni della tela che stavo utilizzando. Adesso vi faccio vedere. Ecco qui, vedete che comunque è delle dimensioni della tela. Ora è coperta dalla cornice, voi lo vedete pulito perché questo non è stato utilizzato come stencil o come ricalco, ma ho fotocopiato il mio disegno, perché a me piace tenere tutti i miei disegni, non voglio rovinarli, quindi l'ho fotocopiato con una semplice fotocopiatrice. Potete andare anche in una copisteria, vi fate fare 2 fotocopie, e con i fogli separati poi li dovete riunire tutti, come ho fatto qui, per riportare il disegno su tela. Ma questo poi lo andremo a vedere nel prossimo video. È solo per farvi capire il perché ho disegnato su 2 fogli.
ok? Quindi sostanzialmente ho disegnato su due fogli solamente perché due fogli bastavano per la dimensione di quella tela. Vedete qui per esempio, questo è il nuovo disegno che avete visto, ho usato tre fogli. Vedete? Anche se, devo dire la verità, non sono sicura che la grandezza del soggetto sarà così, però io ho voluto farla così grande per non perdere i dettagli. Bene, adesso basta parlare, direi, e andiamo a vedere il nostro video. Questo è il cartoncino telato pressato a grana fine che abbiamo preparato nel video precedente. Ve lo sto mostrando per farvi capire di che dimensioni dovrà essere il nostro disegno. Ho anche stampato la mia reference che andrò a utilizzare. Da come si può notare, le dimensioni del foglio da stampante sono molto simili a quelle della tela e questo non è un caso. Quello che dobbiamo fare è cercare di disegnare su un foglio o su più fogli che arrivino alla dimensione della nostra tela. Prima di tutto però voglio cambiare le dimensioni del mio soggetto e per fare questa cosa utilizzerò una tecnica che non mi piace tantissimo, che è la quadrettatura o il quadrettato, come lo vogliamo chiamare. Consiste nel tracciare dei quadrati appunto sulla foto originale o sulla stampa e poi riprodurre gli stessi quadrati nel foglio dove andremo a disegnare il nostro soggetto. Nel mio caso appunto non ripeterò i quadretti delle stesse dimensioni, ma li farò di un centimetro più piccoli perché voglio trasformare e ridimensionare il mio soggetto e adattarlo alla tela e al progetto che ho in mente. Nel mio caso ho solo bisogno di rimpicciolire un tantino il soggetto per poi avere più spazio verso sinistra perché il soggetto verrà spostato un pochino verso destra e anche un po' rialzato. Ed è per questo motivo che ho deciso di fare i quadretti di un centimetro più piccoli. Devo ammettere che questa non è proprio una delle mie tecniche preferite per creare il disegno. Ma come potete vedere i quadrati sono veramente grandi e quindi non hanno la funzione di creare un qualcosa identico, non hanno la funzione di riportare esattamente la fisionomia del personaggio e del soggetto, ma hanno lo scopo di farmi riposizionare l'immagine dove meglio credo. A questo punto ho posizionato la reference e il foglio per disegnare uno di fianco all'altro, in modo tale da non sbagliare le proporzioni e i dettagli. Come prima cosa vado a cancellare leggermente la nostra matita, anche se era una matita H3, in modo tale da avere i quadretti appena visibili, così poi non dovremo cancellarli quando il nostro sketch sarà pronto. Adesso ci andiamo a creare una sagoma del soggetto seguendo le linee dei nostri quadretti, visto che li abbiamo utilizzati, il che è la vera funzione del quadrettato. Vorrei cogliere questo attimo per dirvi che sto utilizzando un nuovo microfono e quindi se sentite qualche disturbo, qualche fastidio, è perché è la prima volta che utilizzo questo microfono e quindi è probabile che le registrazioni non vengano benissimo, ma vi assicuro che in futuro le cose andranno molto meglio. Devo solo fare un po' di pratica. Una volta completata la nostra sagoma, dobbiamo andare a disegnare all'interno. Quello che vi consiglio è di utilizzare una matita dalla H alla H3, in modo tale da poter cancellare tranquillamente i nostri segni, perché questa, ricordatevi, che è solo una bozza. Da come si può vedere in questo punto del video, i quadretti che sono sulla fotocopia sono molto grandi e quindi è impossibile utilizzarli per prendere le misure di occhi, naso, bocca e quindi per cercare di centrare il più possibile le proporzioni. Quindi a questo punto dovrete utilizzare le vostre capacità. Se le vostre capacità di disegno non sono così alte, potete fare dei quadretti più piccoli che vi possono essere utili per centrare meglio le proporzioni. Io preferisco non utilizzare i quadretti piccoli perché diciamo che mi sono abituata così da autodidatta e quindi preferisco non utilizzarli piccoli e andare un pochino più a occhio e a lasciare che sia la mia mano a fare il disegno e non i quadretti. Ma adesso vado a ripassare tutti i contorni e tutti i dettagli del nostro disegno, del nostro soggetto ancora, con una mina HB. Con questa bella matitina con le mine.
e lo vado a fare su tutta la bozza. In questo caso io qui sto disegnando solo il soggetto, ma pochino più avanti andremo a vedere come anche lo sfondo prenderà forma e lo dovrà fare con la matita di prima, non con questa HB. Quindi ricordatevi, prima createvi una piccola bozza di ciò che state creando con la matita H3 e poi andate a disegnare e a delineare il tutto con un HB se siete sicuri che la forma è venuta bene e che la composizione vi piaccia. Questo libro l'ho fatto a mano senza una reference, però io sono sicura di saperlo fare e sicura che non uscirà male, anche se poi utilizzerò una piccola reference per dei dettagli. Come invece avete visto per questa bellissima finestra gotica, ho utilizzato una reference presa online. E questo è fondamentale, ragazzi. Come abbiamo visto in questa fase, uno dei primi passi è creare la completa opera, il disegno completo, utilizzando più reference possibili in modo da ottenere un risultato più realistico possibile. Una volta che la nostra composizione sarà terminata, quello che dobbiamo fare come secondo step sono i dettagli. Dobbiamo andare ad aggiungere tutti quei dettagli che sono visibili sulle reference. Per questa fase possiamo utilizzare anche la HB, soprattutto se è con la mina, perché queste matite hanno la mina molto sottile e quindi siamo in grado di fare i dettagli in un modo più preciso. Quello di cui dobbiamo tener conto di questo step sono proprio i dettagli, perché più dettagli noi andiamo a fare con le matite e più saranno precise poi le nostre pennellate sulla tela. Questo è molto importante ed è per questo che disegnare prima di passare alla pittura è fondamentale per evitare di fare errori e per evitare di eseguire questo passaggio direttamente sulla tela. Quello che dobbiamo fare è pensare a questo passaggio, cioè al disegno, come una guida per la pittura ad olio. Noi avremo questo disegno come guida per i nostri colori ad olio. Eccoci a un terzo passaggio. Quando siete davvero sicuri che avete creato tutto il disegno, tutta l'opera giusta e precisa come volete voi, dovete utilizzare una matita un po' più forte, come per esempio una 3B o una 4B, e andate così a ripassare tutto il disegno in modo da contornare completamente tutti gli oggetti e tutte quelle cose per renderle più tridimensionali possibili. E soprattutto questo passaggio ci servirà quando dovremo utilizzare il nostro disegno come stencil o come ricalco. In quel caso ci serviranno davvero più contorni possibili, perché saranno quelli ad essere ripassati per trasportare il disegno sulla tela. Ma questo è un argomento che tratteremo nel prossimo video, che sarà interamente dedicato al trasferimento del disegno sulla tela. Adesso avete capito perché ho lasciato il personaggio un pochino più in alto a destra, l'ho fatto un po' più piccolo e poi ho lasciato lo spazio in basso a sinistra? Esatto, proprio per questo libro. Ed il fatto che io abbia realizzato tutto questo disegno in un foglio mi dà la possibilità di cancellare il libro e spostarlo in una posizione che mi piace di più. Immaginiamo invece di aver fatto questo lavoro su tela e a quel punto ci rendiamo conto che vogliamo spostare il libro o la candela o qualcos'altro. Sicuramente questo sarebbe un errore. Un errore da dover sistemare poi con la pittura d'olio. Siamo arrivati al quarto step. Il quarto step consiste nel creare le luci e le ombre. Se non ci sono luci e ombre nelle nostre reference perché sono reference casuali, oppure se abbiamo voluto di proposito cambiare l'ombra del nostro soggetto, dobbiamo farlo direttamente sul disegno. Per creare le ombre sul disegno dobbiamo contornare tutti i punti in ombra più forti
questi li dobbiamo chiudere proprio con la matita e poi all'interno dovremo colorarli un po' con la tecnica della grafite, lasciando così liberi all'esterno tutti i punti luce e vedrete che riuscirete subito a capire dove sono le ombre e dove sono le luci dopo aver fatto questo passaggio. Questo non è solo uno dei miei passaggi preferiti, ma è anche uno dei più importanti, perché poi con l'underpainting o semplicemente con la pittura ad olio, questi segni di ombre e di luci ci aiuteranno a capire dove posizionare i toni di colore. Ripassiamo i punti più importanti. Assolutamente creare il nostro disegno, la nostra opera completa, con l'aiuto di più reference possibili. Creare appunto la nostra opera più dettagliata possibile e poi generare le ombre e le luci, o se ci sono, riprodurre direttamente sul disegno con la tecnica che abbiamo visto poco fa. Ultimo step, non per questo poco importante, ma il più semplice da fare, più che altro da rispettare, dobbiamo aspettare almeno uno o due giorni dopo che il nostro disegno è finito, perché come vi dicevo prima, i cambiamenti sono sempre dietro l'angolo e molto spesso gli errori possono essere visti solamente il giorno successivo alla creazione del disegno. Eccoci qua ragazzi, il nostro video è terminato, spero che vi sia piaciuto, non pensavo veramente di creare un video così lungo su questa cosa, ma alla fine c'erano veramente tante cose da dire e non potevo non caricare questo video con queste cose perché sono davvero importanti e fondamentali e come ho detto più volte nel video sono tanto sottovalutate. Ora ci tengo a precisare una cosa, non dovete spaventarvi se poi volete cambiare qualcosa nel vostro dipinto, lo potete fare, io dico solamente di ridurre al minimo queste cose, come al minimo gli strati, ma voi potete anche fare 4-5 strati di colore senza nessun problema. Il punto è rimanere su degli strati sottili di pittura d'olio, come andremo a vedere nei prossimi video, e avere le idee chiare su ciò che si vuole, ma non voglio spaventarvi e dirvi oh, con la pittura d'olio senza solventi non potrete più fare cambiamenti. No, potrete e come. Io ho fatto tantissimi cambiamenti nei nuovi dipinti che non contengono solventi, ho utilizzato dei gel che poi andremo a vedere che non contengono solventi, si possono utilizzare sulla tela dopo diversi strati anche, e non succede nulla perché non contengono, ripeto, solventi. Quindi state tranquilli, noi ci vediamo nel prossimo video, ricordatevi anche che sono su Facebook, Instagram e TikTok, un bacio grande da Jolie.